Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana ed oggi un nuovo unboxing. Questa volta spacchettiamo insieme l'edizione speciale della Dreamerwell dedicata alla Schwab. Mi è arrivata la vigilia di Natale, quindi sono molto contenta. È arrivata proprio per Natale. Oggi è il 26 di dicembre, voi vedrete il video lunedì, che sarebbe oggi 28 se non sbaglio, e quindi direi di aprirla subitissimo perché non vedo l'ora. È molto pesante. Io ho preso l'edizione con il libro perché immaginavo ci fosse il libro, appunto, che c'è sicuramente, e siccome l'ho letto in ebook volevo tanto tanto averlo anche cartaceo e quindi ho preso l'edizione più grande. Vi faccio vedere la spoiler card, che è per questo mese appunto edizione speciale, ha il titolo A Darker Shade of LaRue, eccola qui, e ce la poggiamo qui così, come sapete sono sempre ciompa a certe volte ad indovinare le cose. Dunque, pagliuzza a non finire le mie solite mitomie, la prima cosa che vedo è una candela della mitica Clarissa, dedicata appunto a Daddy LaRue. Vi faccio vedere, spero di riuscirci, Il pattern, molto carina, devo dire, con queste mani, una scura, una più chiara, molto bella. Vediamo il colore all'interno. Ok, è un beigeolino color crema, eccolo qui, vediamo se azzecco qualche odorazione. Non ve lo so dire, mi sembra tipo, no, cannella, pan di zeppo, non lo so. Qua dice speziata, avvolgente e pericolosa, come solo un promettente patto con il maligno può essere. Quindi io, come sempre, non so dirvi che odorazione ho sentito di più, non le so riconoscere, però è buonissima. Più delicata rispetto al solito, questa sì. Poi vedo un pacchettino bianco, lo apriamo subito, e una tazza sempre color crema, con questi pattern, i colori che si alternano sono il rosso, vabbè, il bianco e il nero, eccolo qui, ed è dedicato, lo leggo qui, tazza da cappuccino in ceramica ispirata a Dark Shade of Magic. Inserirò qui nella mia collezione, della verità ne ho anche altre, ma dovrò mettere delle mensole o comunque qualcosa per collezionarle tutte perché sono infinitamente infinite, non so più dove metterle, quindi insomma è un po' così. Poi scansiamo un po' queste pagliuzze e trovo, ok, un rotolo. Di solito contiene comunque un gadget di carta ed è così, è, vediamo se sì, ho preso tutto. Sono delle sovracopertine, ne sono tre diverse. Esclusivo Dust Jacket set dedicato alla trilogia di Eshar e Darker Shade of Magic. Queste tre magnifiche copertine alternative potranno ricoprire con stile le edizioni originali di A Dark Shade of Magic. E infatti sono le stesse, abbiamo nera, rossa ed infine bianca. Questa cosa delle dust jacket è una bella idea perché si può cambiare, non so, lo stile del nostro libro magari preferito, qualora si abbiano appunto, con le copertine che più ci piacciono, e questa personalizzazione la trovo veramente una cosa, un'idea molto bella. Dico ovviamente in generale, qui ce ne sono tre, quindi insomma per tutti i gusti, però è veramente una bella idea. Poi andiamo avanti, ho un'infinità di pagliuzze, oh mio Dio. Ah, abbiamo il segnalibro, sempre ispirato allo stesso pattern della tazza che abbiamo appena visto, eccolo qui. Poi, oddio, oh, oh quanto è bello. Ideas are wilder than memories and I can be wild. È un taccuino a righe, bellissimo. Ci si può anche mettere una penna e si può richiudere con l'elastico. Adesso ve lo faccio vedere. È meraviglioso. Qui leggo, elegante e pratico taccuino, realizzato con trame in legno. Wow! È vero, dedicato alla vita invisibile di Daddy LaRue, e Meridian Art si è lasciata ispirare dal design della copertina inglese e da una delle citazioni più memorabili, perfetto per conservare con cura ricordi indimenticabili. È bellissima.
formato, non so se è un A5, io i formati non li so, ma credo di sì. Si apre e le pagine sono, come potete vedere, a righe. C'è appunto il segnalibro. Qui si può inserire la penna ed abbiamo appunto l'elastico che chiude tutto. Io adoro questi quaderni. A dire la verità, stavo cercando qualcosa appunto così da ricomprare e è arrivato, grazie, credo che adoro, è l'oggetto più bello che ho trovato nella box, cioè quello che mi piace di più, ovviamente. Qui vedo un art. Aspettate che c'è un po' di polvere. Non so come sia possibile, comunque. Ok, abbiamo una meraviglia. Ok, è un'arte dedicata appunto a Eddie LaRue, c'è Eddie con Luke e dietro c'è una delle frasi che troviamo nei primi capitoli. Never pray to the gods that answer after dark. Mai pregare di notte, perché non si sa mai chi potrebbe essere all'ascolto, diciamo così. E questa è l'arte molto bella, mi piace molto, 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 molto. Più che altro mi piace anche questo gioco di luci, non so se riuscite a vedere, il vestito di Eddie, metà in luce e metà in ombra, molto bello e molto significativo. Bellissima questa arte, complimenti, meravigliosa, forse una delle arti più belle che abbia mai visto quest'anno. Poi abbiamo un segnalibro in legno. E questo l'ho visto con l'edizione del Mare Senza Stelle ed è ispirato, lo leggo qui, a Dark Shade of Magic, guardate qui. È molto bello, questi segnalibri in legno sono molto belli, più che altro sono originali i dettagli con cui vengono appunto intagliati, non so se riuscite a vederli, sono veramente molto belli e non so come facciano, non so se si può fare con taglio laser questo, ignoro. Poi ho trovato una maschera appunto per il viso, una mascherina con le lentiggini, la costellazione di Eddie LaRue. Eccola qui, non so come, penso sia questo il verso giusto. Ci provo, ma non so con il rossetto se farò qualche casino. Ecco qui la mascherina. Carina, a dire la verità, anche molto confortevole, molto morbida. È un bel gadget, molto originale, con i tempi che corrono, servono, purtroppo servono. Siamo arrivati alla fine ed ecco qui il libro con la nostra balena a tema, appunto. Adesso apriamo, non vedo l'ora di vedere questa edizione perché l'aspettavo da tantissimissimissimissimissimo. Oddio, bellissima. La vita invisibile di Eddie LaRue. Allora, a un tatto la copertina non è liscia, bensì ruvida. E il titolo appena accennato in dorato viene ripreso anche con le pagine totalmente dorate, sono veramente bellissime. Adesso la sbirciamo insieme. Ok, l'edizione senza copertina riporta appunto questi nei. Queste stelle di Eddie, qui abbiamo il titolo dell'autrice. All'interno, certo, dimenticare è così triste, ma essere dimenticati quello sì, che ti fa sentire sola, essere l'unica in grado di ricordare. Bellissima. Se c'è qualcosa alla fine. I libri sono un mezzo per vivere infinite vite o per trovare la forza di affrontarne una bella lunga. E questa è la frase a fine libro. Bellissimo. Adesso vediamo la copertina nascosta. Wow. Ok. Con ovviamente non poteva mancare la costellazione di Eddie. E ci sono, se non sbaglio, frasi anche qui nei bordi. Cos'è una persona se non il segno che lascia al proprio passaggio? E devo dirvi, la consistenza di questa copertina fuori è ruvida, dentro è liscia, quasi come se fosse velluto. Una bella scelta, anche se in alcuni momenti mi sento al tatto come se fosse una copertina molto fragile. Non so dirvi il perché, ma è una mia sensazione. E finalmente è qui, pronto per essere messo nella mia libreria. È enorme. E infatti mi sto stupendo del fatto che io l'abbia letto in pochissimi giorni, perché nonostante i primi capitoli, come voi sapete, non mi siano tanto piaciuti, proprio mi sono dovuta ricredere e l'ho divorato. Quindi è qui.
Niente ragazzi, questo è il bottino della Dreamerwear per questa edizione speciale per dicembre. L'oggetto che mi è piaciuto di più, l'avrete capito, è senz'altro questo taccuino che terrò veramente come una reliquia. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto anche come il materiale con cui è fatto, l'immagine e tutto quanto. Poi io adoro i taccuini a righe, i quadretti mi disturbano un pochetto, però mi piace molto. Per oggi è tutto. Come sempre mi farebbe piacere sapere qual è l'oggetto più bello tra quelli che vi ho mostrato e noi ci vediamo alla prossima Dreamerwear Box. Un abbraccio grandissimo e alla prossima, ciao!